Ciao amici di Dariado Games, cominciamo la seconda parte di run con questo simpaticissimo avversario che ti rompo tu, così amichevole, ovviamente. Allora, mettiamo la maglia nera del Palermo. Schema di gioco, torniamo all'antico, ragazzi. 5, 2, 3. Perché non girano le cose. Torniamo all'antico. Allora, Bellingham al posto di Snyder. Anche De Paul. Va bene così, va bene così, va bene così. Khan al posto di Sommer. Avversario 4-1-2-3-3072. Siamo proprio pari punti. Divisione 4, divisione 4. Vediamo come va. Casillas, come lo amo Casillas, sì, lo amo tantissimo. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport Signore e preferito. signori, Se avete amici benvenuti che ad ancora incontro di ritengono oggi il tra calcio soltanto un gioco, Palermo mostrate loro le e belle Napoli. immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni e non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Partita già in corso di svolgimento. Palermo. Messi! Un palo clamoroso! Non ho parole, ragazzi, però. Ma che cosa possiamo dire del talento di Leo Messi? È Che meglio far sbaglia parlare le questi sue gol. giocate, la sua carriera, la sua storia, il suo legame con la nazionale argentina. È un campione che ha sempre sentito molto la responsabilità di essere un simbolo per il suo paese. Prendiamo il 2014, fino a quel momento aveva segnato un solo gol nei tornei mondiali. E in Brasile invece trascinò la nazionale sin dalla fase a gironi, con ben 4 gol in 3 partite, con tanto di doppietta contro la Nigeria a San Paolo. In quell'occasione poi segnò una punizione straordinaria da 25 metri, dimostrando a tutto il mondo la sua classe. C'è Messi? Adesso possono ripartire in contropiede. Se ne va. Ed ecco il cross. Tocca con la testa. No. Non una palla facile, avrebbe meritato di più anche solo per l'idea. Ottimo tempismo. Conclusioni del genere possono diventare imparabili. La difesa è stata fortunata in questa occasione. Arnold. Costruiscono la manovra con sicurezza. C'è tiro e colpisce il palo. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Beh, Beh, la sua espressione la dice lunga, c'è poco da aggiungere, Fabio. La butta in mezzo, interviene di esperienza, passaggio sulla destra. Palla in Segna profondità per il Mbappé, segna compagno, Mbappé. supera il diretto avversario. Va al tiro! Con tenacia, senza paura, si è opposto al tiro e l'ha deviato. È stato un intervento disperato, ma efficace. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. La gioca sulla destra, è libero di creare pericolo. E il loro secondo corner del match conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. È ben posizionato e spazza via la palla. No, ma perché? Gioca una palla lunga. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Gran colpo di testa. Ottima conclusione, ma l'esito non lo premia. Sembra
Sì, era un cross teso di quelli che creano scompiglio in una difesa. Il rovescio della medaglia è che sono anche difficili da sfruttare per i compagni. Arancia in orbita. Messi la mette in mezzo. Non tergiversa e allontana la palla. L'Italia sembra aver individuato una debolezza degli avversari sulla fascia destra e cerca di spingere da quella parte. Stanno sfruttando i varchi che gli vengono concessi su questa fascia. I difensori staranno pensando alle contromisure, se concentrarsi sull'uomo o sullo spazio libero. Dovranno trovare la risposta in fretta in ogni caso. Messi ha letto bene l'azione, ottimo intervento. E no, dai, spingi in avanti Bellingham, spingi. Altrettanto lodevole. Prova a darla profonda nello spazio, allarga il gioco con pallone a sinistra. Brutta questa transizione, buono. Fabio, hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Vogliamo concretizzare ragazzi? Tante azioni, ma stiamo ancora 0-0. Guardiol. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Esempio perfetto di marcatura. Buono, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Mbappé! Palla vagante. E l'abbiamo segnato sto gol. Ce l'abbiamo fatta. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima partita da solo, l'animazione. Non poteva fare nulla sulla ribattuta. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Punteggio di 1-0 a referto. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Bellingham. Palla al centro. E fa clamoroso! No, dai, ma perché? Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. Questo vuol dire essere concentrati e convinti dei propri mezzi. Il gol subito non ha minimamente scalfito la loro fiducia e sono andati immediatamente a pareggiare. Mbappé! Tocco morbido. Bellingham. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Prova a superare la difesa con un filtrante. Messi la mette in deviazione di testa. Un gol strepitoso. Meno male. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Pallone interessante in verticale. Passa il pallone però male. Ci saranno 3 minuti Bellingham. Di recupero. Neymar. Libera al momento giusto. No, Hakimi, che mi combini. Subito la sfera. Palla a Guti. Ecco Sané. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Lancia il compagno nello spazio. Messi. Si è preso un bel animazioni rischio, è di vario genere. Ha reagito distinto con rapidità ed efficacia. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Ancora 0 per gli avversari. Ci mette una pezza. Alexander Arnold. È stato un bel primo tempo. Non sono mancate le occasioni nei primi 45 minuti di gioco, come dimostrano anche i 3 gol messi a referto finora. Il risultato è ancora in bilico e gli allenatori hanno di che riflettere prima che le squadre rientrino in campo per il secondo tempo. Tra un quarto d'ora sapremo se ci saranno modifiche tattiche o cambiamenti nelle formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri 2 o 3 colpi di scena. Un solo gol separa le due compagini al fischio parziale del direttore di gara, che ha mandato tutti negli spogliatoi a rinfrescarsi le idee. La partita è ben lontana dal considerarsi chiusa e gli allenatori dovranno soppesare bene le loro parole per motivare i propri ragazzi, in un senso o nell'altro. Attenzione, una sostituzione. Si parte per la seconda frazione di gioco.
Bellingham. Grande movimento nello spazio. Bellingham. Prova il tiro. Ha fatto tutto da solo. Grande azione. Peccato per te. Interessante lo sprint al centro per liberarsi, ma poi non ha preso la mira come doveva. Bellingham. Errore qui, pallone sprecato. Si torna in campo con qualche volto nuovo. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove... Attenzione al tiro! Ci sta provando tanto, ma la palla non vuole saperne di entrare. Il Palermo si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Tchouaméni. Guti. Bellingham. Tchouaméni. Una serie di passaggi corti e precisi. Holland! Colpisce il mio portiere. No, e da, ma guarda. Ma che gol vai a prendere? Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Parità ancora, questa squadra non muore mai. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. La quota di quest'oggi è di 70.987. Si avvicina la porta. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Holland ci prova con un pallone profondo. Sceglie di andare per vie verticali. Mbappé, ecco un'occasione di contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Neymar. Cross tagliato al centro dell'area. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. E passa. Mbappé è l'autore del fallo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Sostituzione per il Palermo, numero 30. A quanto pare Messi. Ci sono dei cambi da entrambi i lati. Numero 24, numero 14. Chiesa. Il campo per il numero 13, il numero 18. Cerca il passaggio, Cristiano, ma non trova la precisione. Ronaldo, il numero 25. Bellingham! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Pallone in aria. Sicuro qui l'intervento del portiere. Provano a partire in velocità. Chiesa. Modric tiene sul piano fisico. Chiesa. Supera il diretto avversario. Bello intervento difensivo.
Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Una bella giocata nello spazio. Ah, fuori gioco, l'avevo visto. Posizione irregolare però. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Cristiano Ronaldo prova la fondo sulla destra. Attenzione, buona, in gioco. Grande intensità anche in questi minuti, non è detto che finirà così. Ecco De Bruyne, prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Palla dentro di Nuno Mendes. Pericolo! Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Vede lo scatto e cerca la profondità. Hanno ottenuto un fallo laterale. Sostituzione per il Palermo, numero 5, Neymar. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. 15. Uno sforzo encomiabile. Ci prova con un pallone profondo. Il cross di De Bruyne. Passaggio intercettato. Palla in avanti verso il compagno. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Arnold. Chiesa. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Ci saranno 3 minuti di recupero. Se ne va. Ottima discesa sulla destra. Prova a darla profonda nello spazio. Billingham. La gioca in profondità. Mbappé. Può liberare il tiro. Cristiano Ronaldo. Ha sprecato malamente un passaggio. Si chiude e finisce qua. Con il fischio dell'arbitro. Tiro un po' tutto, non, no, direi di no, 2-2, pareggio. Molto ben organizzate. Curioso di vedere di dov'è. Divisione 1, 2100, abbiamo fatto una gran partita allora a questo punto. Niente male, niente male. E allora, andiamo a un'altra partita. Tutti avversari tosti, vabbè, vi devo confessare che ho dovuto registrare tutto giovedì e quindi niente, sono partito di giovedì mattina, sono tutti agente tosta della divisione 4, ecco un altro, Mac te lo rompo, sempre questi temi qua, va bene. Rutto, tutto rutto, va bene. Andiamo. Oh, bene. Bene così. Secondo tempo vediamo. 3088. Yeah. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la build dei grandi match, ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio
è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. La partita è già cominciata. E va a colpire di testa. Completamente fuori misura. Errore qui, pallone sprecato. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire su. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Cross verso il centro. Il portiere allontana il pericolo. Palla in avanti verso il compagno. Opportunità di ripartire. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Supera il diretto avversario. E il portiere ci mette una pezza. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Prova a superare la difesa con un filtrante. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Cerca il traversone. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Pallone nello spazio. Messi. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Sulla destra. Messi. Effetto al cross. Grande parata sulla palla insidiosa. Ottima la parata del portiere. Sta mettendo su un vero spettacolo tra i pali. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Passa il pallone, però male. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Mbappé! E passa! Billingham. Ci prova con un pallone profondo. Palla dentro di Mbappé. Occasione da rete! Buona l'idea, l'esecuzione. Forse meritava miglior sorte. Ottimo tempismo. Conclusioni del genere possono diventare imparabili. La difesa è stata fortunata in questa occasione. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Mbappé prova a salire sulla fascia sinistra e lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Errore qui, pallone sprecato. Cercano l'azione veloce. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. C'è la palla lunga, in avanti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Devono pensare a soluzioni più creative. Oggi questa difesa non perdona. L'appoggio sulla fascia. Movimento brillante alle spalle della difesa. Provano a partire in velocità. Passa il pallone, però male. La mette sulla sinistra. Una bella giocata nello spazio. Pallone interessante, in verticale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Mbappé. Messi. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere su. No, perché? Fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui.
vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca il movimento di sua in profondità. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di gara. Prova a tirare. La palla filtrante ben pensata, meritava un esito migliore. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Non tergiversa e allontana la palla. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Ci sarà se un ne va. Di recupero. Gran controllo di palla. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Saka. Palla dentro di Saka. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita per quanto riguarda dedizione e sacrificio, ma di certo un gol costringerebbe le squadre a giocare a viso aperto. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? I troppi passaggi non andati a buon fine danno la sensazione di una squadra un po' sfilacciata. Questa mancanza di precisione si deve anche al tentativo di trovare spazi e creare azioni più propositive. Una cosa è certa, l'allenatore dovrà prendere al più presto provvedimenti. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Palla Bellingham. La riprendono immediatamente. Prova a darla profonda. Qui deve tirare. È posizione irregolare però. Peccato. C'era, c'era. Passaggio sulla destra. Ecco un'occasione di contropiede. Palla filtrante per Lewandowski. Qualche cambio di formazione rispetto ai primi 45 minuti. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove regole sulle sostituzioni. Sulla carta cambia lo scacchiere della squadra. Vedremo anche se sortirà effetti. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato. E l'estremo difensore si supera. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Viene sbilanciato dalla difesa. Arnold sceglie di andare per vie verticali. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Palla Doland. Errore qui, pallone sprecato. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Di 71.649 spettatori. Prova a verticalizzare. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. È vero, il mister passa non è il pallone, contento. Però male. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Hakimi, una bella giocata nello spazio. Può cercare il taglio in mezzo. È buona, si gioca! Tocca verso il centro. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione.
Ci prova con un pallone profondo. Cerca il compagno in area. Snyder. Riceve palla da dietro. Passa il pallone, però male. Ecco che ripartono. Vogliono il gol della vittoria. Hakimi. La gioca sulla destra. Messi. Cross verso Osimhen. Ed evita il gol. È stato splendido l'intervento del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Soltanto 13, uno dall'altra parte. Numero 10, Snyder. Numero 20, numero 23. Va con il passaggio corto. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Cristiano Ronaldo. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Parata di Donnarumma. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Odegaard. Grande intensità anche in questi minuti, non è detto che finirà così. Cristiano Ronaldo. No. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Arriva Cristiano Ronaldo, gioca una palla lunga. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo, uno sforzo encomiabile. Odegaard. Difesa dura ma pulita in questo frangente. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. A spazio sulla fascia, palla dentro di... Attenzione al tiro! No! Ha segnato! Il gol a questo punto può essere davvero un episodio decisivo. Pazzesco, pazzesco, ragazzi, non ho più parole, ragazzi. Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Il movimento 2000... di Marzi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Neanche fallo. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Punteggio di 1-0 a referto. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Palla gol, ecco il tiro! Oh. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Doveva essere un gol semplice e così è stato. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Questo indica 2 minuti di recupero. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Non hanno mai smesso di crederci e ce l'hanno fatta. A questo punto Fabio potrebbero anche compiere l'impresa. De Paul. Qui può partire il contropiede. Almeno non la super beffa, ragazzi. Tre volte è finita. Finisce in parità. E nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Allora, a quanto stiamo? Tanto vediamo anche questo avversario qui di chi stiamo parlando. Allora, questo era 2165, questo era 13.009, vabbè, un po' meno. E niente ragazzi, dobbiamo lottare per non retrocedere, perché possiamo fare 9 punti, 9, 6, 15. E ve l'ho detto, è giovedì mattina, sto registrando il giovedì mattina per proporvi un po' di contenuti, perché nei prossimi, fino a domenica, non ci sono. Ed è dura, ed è dura, ed è dura.
che vi devo dire, così vanno le cose. Va bene ragazzi, dai, vediamo domani sera almeno di salvarci, servono 6 punti, 2 vittorie, no, non c'è altro da fare. Ciao!